Play 38, la nostra TV come non hai mai visto prima. Premi freccia su sul tuo telecomando. Buona visione. Tada! La si usa per fare effetto. La si usa quando si vuol creare meraviglia. La si usa per mostrare un bel piatto. Tada! Un'unica parola per stupire. Tada! Su RTV 38, Tada! La TV che non ti aspetti. Buonasera a tutti e benvenuti a questa puntata di Tada. Oggi 27 gennaio è una giornata importante di riflessione in quanto giornata della memoria, perché se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Detto questo, entriamo nel vivo di questa puntata con Tempo Prezioso. Claudio Dolfi, buonasera. Ci sei mancato tantissimo. Eccomi qua. Come stai? Molto bene, grazie, molto bene. In compagnia del tuo espositore. Già, oggi ho portato i prodotti di certo, per far vedere ai nostri telespettatori di cosa stiamo parlando quando si parla di oro fisico. Certo, oro fisico da investimento. Certo. A proposito, quindi riapriamo questa puntata parlando di un tema sempre di attualità. Sì. Il crescere costante di cosa? Dell'inflazione. Ahimè, è vero. Infatti anche il mese successivo, come ho potuto dire la volta precedente, sono usciti i dati e l'inflazione rasenta un 4%, abbastanza preoccupante. E il resto del mondo non se la passa meglio di noi, diciamo. Cioè sono addirittura a valori ancora più alzati rispetto ai nostri. Che succede? Succede che in buona sostanza ciò sta a significare che tutti i nostri prezzi dei beni principali di consumo e dei servizi aumentano, il denaro vale di meno. E qui io sono qui proprio per parlare ai nostri telespettatori di valutare, di conoscere l'alternativa di investimento attraverso l'oro, perché l'oro, come vedremo anche negli esempi successivi, mantiene, anzi aumenta il potere d'acquisto nel tempo, quindi è una cosa molto importante. Quindi ci parli ovviamente sempre di, allora, di queste leggi, perché l'oro, come abbiamo detto, è da investimento. È un oro fisico da investimento. Difatti, come si vede da questi esempi che ho portato, si parla di lingotti di vario peso, di varie dimensioni. Vediamo, dal più piccolo, dal che più piccolo pesa, che è 2 grammi, a salire 5, 10, 20, 50 e poi 100, 250, 500 grammi, 1 chilo. Questi sono oro puro, oro 999,9, che secondo una legge ben precisa che è in vigore da 22 anni, la legge 7, siamo in grado, tutti sono in grado di acquistare oro e addirittura c'è un grosso vantaggio, non si paga l'IVA, perché l'IVA rappresenta un costo importante, il 22%, chi acquista oro non paga IVA in acquisto o in rivendita, praticamente ha un risparmio di questa percentuale. Quindi quanto è stato apprezzato però in questi ultimi 20 anni? Allora, si è apprezzato molto, perché dal 2002 ad oggi, se la regia manda in onda una tabella, io ho riportato dei valori medi del valor prezzo dell'oro, eccola qua, praticamente dagli 11 euro al grammo che costava 20 anni fa, adesso siamo a 52 euro circa, 51,5, 52. Quindi potete capire che chi ha investito in oro fisico 15-20 anni fa, appena entrò in vigore la legge, oggi si è trovato il suo capitale più che quintuplicato rispetto a quello che naturalmente aveva investito a quel tempo. E questo è un sinonimo di grande importanza, perché oggi come oggi si cerca la sicurezza in un investimento, ma soprattutto la liquidabilità e la rivalutazione possibilmente, visto che oggi i rendimenti dei beni, degli strumenti di investimento tipo i titoli di Stato eccetera sono molto molto risicati, con l'oro probabilmente si fa la cosa giusta, perché nel medio e lungo termine si può veramente ottenere un risultato importante. Anzi, hanno già detto Goldman Sachs, da una notizia che ho letto oggi, Goldman Sachs, che è una banca internazionale, ha già fatto delle previsioni di un apprezzamento che questo le anno comprano oro, perché le banche, non ci dimentichiamo, brava Carlotta, comprano non carta ma comprano oro fisico, lingotti. Per cui, insomma, questo dovrebbe dirla lunga, insomma, ecco, spiega
Quali sono i principali vantaggi? Ma allora, ce ne sono tanti, a partire dall'esenza dell'IVA, praticamente non si paga l'IVA sull'acquisto, come ho detto poco fa, e nella rivendita naturalmente. Possedere oro fisico non comporta costi, anzi, addirittura se uno lo detiene non ha nessun costo, nessuna tassa di possesso. Lo compra, lo tiene da una parte al sicuro, ci sono diversi modi, poi andremo a vedere, e naturalmente al momento che intende monetizzarlo lo rivende subito, perché come dicevo prima l'oro è immediatamente liquidabile, cioè rivendibile e diventa contante, è una valuta. E poi, ad esempio, non fallisce, no? Non fallisce, no, esatto. Questa è una cosa importantissima, perché a differenza di di obbligazioni ed azioni anche, che sono titoli emessi da enti o da società o da stati, che sono soggetti a fallire, quindi la carta che ci sta in mano può diventare carta straccia, l'oro è un metallo che viene estratto in natura e non fallisce. Cioè, chi acquista oro ha la certezza di avere in mano il vero valore, cioè un valore reale e riconosciuto in tutto il mondo, perché l'oro è una moneta internazionale, una valuta che si può scambiare in oltre 170 stati in tutto il mondo. Quindi tutto questo è estremamente interessante e bene saperlo, insomma. Oro significa anche sicurezza, sicurezza totale. Totale, perché come dicevo prima, chi investe in oro non ha veramente problemi, perché si può investire dalla cifra più piccola, da un lingotto da 5-10 grammi che costano una cifra molto abbordabile, poche centinaia di euro, a salire. E tutto questo, se uno lo fa, diciamo, lo fa nell'ottica della, non solo della sicurezza, ma anche di tanti altri vantaggi di cui sarò lieto di parlarvi nella prossima. Dopo, nella seconda parte, ci dice volentieri anche dove tenerlo, no? Quest'oro. Certo, dove conservarlo. Grazie Claudia, a dopo. Grazie a voi e a più tardi. Perché adesso andiamo a parlare del progetto Memoria. E mi trovo in compagnia di Paola Bertoncini, direttrice Museo Mine delle miniere del territorio di Cavriglia. Benvenuta. Grazie. E Silvano Alpini, consigliere sezioni Soci Coop San Giovanni Valdarno. Buonasera. Benvenuto anche a te. Buonasera. Grazie. Ecco, quindi oggi parliamo di questo progetto Memoria, quindi è un percorso per gli studenti per non dimenticare. Di cosa si tratta? Sì. Inizio io. Sì. Perfetto. Allora, Unicoop Firenze da circa 40 anni si occupa di cittadinanza consapevole, offrendo alle istituzioni, a tutto del territorio, in tutta la Toscana, dei progetti. E quest'anno con Cavriglia abbiamo questo progetto della memoria, proprio per non dimenticare, perché la memoria, il presente è la chiave per aprire la memoria. Sì. Perché le persone devono essere consapevoli di quello che è stato e ricordare di continuo. Perché se no succedono i fatti come è successo pochi giorni fa. La ragazzina. Sì, non si parla solo del passato, no? Si parla anche. La memoria va sempre. Anche quello che è stato ieri è memoria. Certo. Il bambino di 12 anni che è stato aggredito perché di origine ebrea, anche quella sì, è memoria. E allora rendere consapevole i ragazzi delle scuole secondarie, le quarte e le quinte, è molto importante questo, perché saranno i futuri cittadini. La memoria è la violenza sulle donne. Dobbiamo. Unicoop Firenze si occupa di questi argomenti a 360 gradi. Quegli argomenti, insomma, quei fatti che non devono assolutamente più succedere. Non dovrebbero più succedere, non devono più succedere, ecco. Con il Museo Mine avete già pensato a dei percorsi? Abbiamo già pensato a dei percorsi condivisi, riprendendo quello che poi è la storia che il museo stesso conserva. Una storia che ci porta direttamente a capire, a studiare, ad approfondire quello che fu il passaggio di una guerra in Valdarno nel 1944. Nei nostri archivi sono conservati questi documenti, sono conservate le testimonianze delle
persone che si trovarono a vivere questa situazione, e quindi partendo proprio da questo abbiamo pensato di trattare un argomento che è molto attuale, che è quello degli sfollati. Cosa avviene alle popolazioni civili quando passa una guerra? Cosa è avvenuto in Val d'Arno quando nel luglio del 44 di fatto ci siamo trovati con il fronte, ci siamo trovati con un eccidio nazista che ha provocato più di 192 vittime civili, e che cosa è accaduto alle persone, a quelle persone che erano fuggite dalle grandi città per cercare riparo in piccoli paesi di campagna dove invece hanno trovato la morte, a cosa è successo alle famiglie alle quali hanno devastato, incendiato le abitazioni. Cosa è successo a quelle famiglie che invece si sono viste requisite le case da un esercito tedesco prima e da un esercito alleato dopo? Quindi partendo da questo per capire anche l'oggi. Quindi spiegate tutto questo ai ragazzi, sì. Quanti ragazzi puntate a coinvolgere? Allora, abbiamo coinvolto tre classi praticamente delle scuole superiori dell'ISIS Val d'Arno con le quali appunto vogliamo trattare il tema della memoria, ma poi anche andare a vedere effettivamente quali luoghi furono oggetto appunto di queste tragiche vicende, e da lì poi capire anche quello che tutt'oggi purtroppo avviene ancora nel mondo. Avete pensato anche a tante altre belle, bellissime iniziative, ad esempio sulla comunicazione non violenta. Noi facciamo ogni anno il museo, soprattutto con i ragazzi delle scuole medie, organizziamo delle attività, dei laboratori proprio per far riflettere sul tema della memoria. In passato con l'amministrazione comunale venivano organizzate le passeggiate della memoria, purtroppo sono state sospese ovviamente per, sì. In questi anni per il discorso della pandemia, quindi abbiamo fatto due attività. L'anno scorso abbiamo parlato proprio del tema della memoria, come la possono vedere dei giovani preadolescenti. Quest'anno invece abbiamo affrontato proprio il tema di come il linguaggio può costruire il nemico, quali parole possono creare dei ponti, quali parole creano invece quel muro, quell'assenza di comunicazione che poi porta allo scontro con l'altro. Dopo, nella seconda parte, sì. Ci entriamo più nel dettaglio. Grazie Paola e grazie Silvano, a dopo, perché adesso andiamo a parlare di Federconsumatori. E mi trovo in collegamento con Luca Donofrio, presidente Federconsumatori Toscana. Grazie per essere con noi anche oggi. Grazie, buonasera, e mi dispiace non essere in studio con voi, per cui saluto tutti coloro che invece sono lì in studio e ci rivedremo presto, ma siamo tutti coinvolti un po' dalle vicende quotidiane. Claudio saluta. Ciao. Mi salutano tutti. Ricambio il saluto di Claudio. Luca, oggi parliamo dell'aumento di energia, quindi ci parli del caro energia e di quanto diventerà la bolletta per le famiglie. Sì Carlotta, diciamo, questo argomento è un argomento che ormai è sotto gli occhi, o per dirla meglio sotto il portafoglio, nel portafoglio di tutti, principalmente le famiglie. Questo perché sul finire del 2021 l'autorità di regolazione sull'energia, e quindi l'ARERA, ci ha comunicato nelle sue stime un aumento del costo dell'energia elettrica in percentuale del 55%, mentre per quanto riguarda il gas un aumento del 41,8%. Questi aumenti li stiamo in realtà già vedendo, già sopportando nelle fatture che arriveranno a casa delle famiglie nei mesi di gennaio, febbraio e marzo. Questi aumenti, che sono aumenti particolarmente importanti, sono in parte abbattuti da un intervento che noi come Federconsumatori abbiamo però valutato come insufficiente, che è l'intervento assunto nell'ultima manovra finanziaria, la quale prevede l'azzeramento degli oneri di sistema, che sono degli oneri che ritroviamo nelle fatture, che a volte incidono anche in maniera importante per oltre il 20% sulle fatture dell'energia,
E quindi per il solo trimestre 2022, quindi gennaio, febbraio e marzo, è previsto questo piccolo sostegno, ma che è del tutto insufficiente rispetto al carico economico che dovremo tutti sopportare. Quindi da cosa è dovuto il caro d'energia? Ma il aumento del costo di energia fa riferimento a situazioni, diciamo, globali, a sconvolgimenti internazionali. Io recentemente, non più di qualche giorno fa, forse al massimo una o due settimane fa, è stato lo stesso COPASIR, ricordo che il COPASIR è il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi di Informazione e Sicurezza della Repubblica, diciamo banalmente definiti servizi segreti, quali ha definito questa dipendenza che ha l'Italia nell'acquisizione di fonti energetiche come un problema di sicurezza nazionale. Noi oggi, il nostro paese si trova ad essere dipendente per una gran parte dell'acquisizione della materia prima energia, e questo sostanzialmente è un problema che in questo periodo si sta indagando, tanto che ha portato addirittura un organismo così autorevole di qualificare il dossier energia come una questione di sicurezza nazionale. Se vogliamo concretizzare il ragionamento per renderlo, come dire, più fruibile, se vi ricordate, qualche tempo fa si ipotizzò il cosiddetto blackout dell'energia, cioè un momento attraverso il quale il nostro Stato non è in grado di erogare per un periodo di tempo breve energia a tutti, e quindi, come è avvenuto qualche anno fa, si possa avere un blackout generale. Questo ci fa capire qual è l'importanza del dossier energia e quanto è importante avviare quei percorsi che consentano al nostro paese di essere un po' meno dipendente da altri stati per quanto riguarda l'acquisizione di fonti energetiche. E poi cosa succede? Che traina anche l'aumento di altri prodotti. Sì, Carlotta, purtroppo il costo dell'energia che sopportiamo in bolletta, ma in realtà noi lo vediamo in tantissime altre spese che facciamo quotidianamente. L'energia ovviamente traina qualsiasi tipo di bene di largo consumo, e quindi ce lo troviamo di fatto scaricato in altri prodotti. Teniamo conto che il caro energia ovviamente incide sul portafoglio delle famiglie, ma incide anche sul portafoglio delle imprese piccole, medie o grandi, che di fatto dovranno scaricare poi quel maggior costo sul prodotto finito. Noi abbiamo fatto una stima tenendo conto del possibile aumento generale che una famiglia dovrà sostenere nel 2022, però ci tengo a precisare. Ne parliamo ora o dopo? Parliamone dopo, vai Carlotta. Vai, grazie, no. Luca, almeno lasciamo anche un pizzico di curiosità. Grazie Luca, dopo, grazie, perché adesso andiamo a parlare di rifiuti e sviluppo sostenibile. Insieme a Marco Sacchetti, assessore ambiente comune di Arezzo. Grazie buonasera, per essere con noi. Buonasera, grazie a voi. Quindi torniamo a parlare di sostenibilità ambientale e di rifiuti a chilometro zero. Quanto è importante la gestione? Allora, la gestione è importantissima e noi abbiamo una visione sulla concezione del ciclo dei rifiuti che guarda e traguarda molto avanti. Vorrei partire con un concetto molto alto, il concetto della sostenibilità e quindi del rapporto tra l'essere umano e tutti noi che viviamo in questo pianeta, no? Viviamo tutti i giorni noi gli effetti dei cambiamenti climatici, li viviamo tutti i giorni anche localmente, perché assistiamo a fenomeni meteorologici che non sono mai avvenuti in passato, bombe d'acqua, periodi di siccità, e questi effetti, leggevo tra l'altro l'altra mattina nel giornale che tutte le sedi delle Olimpiadi invernali storiche, se continua questo trend, diciamo, del rapporto dei cambiamenti climatici, non avranno più neve. Cioè, ecco. La sede dell'attuale dei prossimi Giochi Olimpici in Cina non hanno neve naturale, hanno neve artificiale. Cioè l'effetto sostanzialmente dei cambiamenti climatici.
che è acclarato a livello scientifico e sostanzialmente sono dovute all'azione dell'uomo. Quindi bisogna invertire un po' questa tendenza. Cioè, quindi come si inverte questa tendenza? Scientificamente ci dicono che bisogna abbattere l'emissione dei gas climalteranti, cioè dei gas serra, la CO2, la cosiddetta sì. CO2 e altri gas. E questo bisogna iniziare a farlo, ovviamente, ognuno di noi dal nostro piccolo, perché non si può pensare che questo possa essere risolto a livello, come dire, globale, perché ci sono delle posizioni molto differenti. E quindi noi, come comune di Arezzo, come ambito aretino, abbiamo questa visione che ci deve traghettare prima del 2050, che è l'obiettivo che ci ha dato il Green Deal europeo, sostanzialmente di arrivare alla cosiddetta neutralità climatica, cioè sostanzialmente emissioni zero. Cosa vuol dire emissioni zero? Che sostanzialmente le emissioni di CO2 dovute all'attività umana, dovute alla produzione, al muoversi, al vivere, al mangiare, a tutto ciò che ci circonda, deve essere sostanzialmente pari a zero, cioè quello che emetto deve essere compensato eventualmente con altre tecnologie. Quindi noi abbiamo pensato, in questa visione abbiamo pensato, sul tema calato, sul tema di rifiuti, di costituire un sistema impiantistico che si trova a San Zeno, che sia in grado ovviamente di gestire a chilometri zero, perché di fatto i rifiuti prodotti dalla nostra cittadinanza vengono gestiti in questo impianto integrale, che dai rifiuti cosa trae? Trae sostanzialmente energia, cioè ciò che non è possibile recuperare come materia nella raccolta differenziata si recupera come forma energetica. I rifiuti come risorsa. I rifiuti come risorsa. È un'applicazione concreta, reale, perché rifiuti come risorsa se ne parla ovunque. Tutti parlano di rifiuti come risorsa, fa dell'economia circolare, poi va attuata. E il nostro è un impianto che attua questo tipo di, diciamo, di percorso. Percorso che, riallacciandomi anche al ragionamento che faceva prima sulla diversificazione delle fonti energetiche e sui costi dell'energia, è un segnale in tal senso, perché chiaramente io da ciò che non recupero come materia lo recupero come energia, cioè il nostro impianto è in grado di produrre energia elettrica dai rifiuti che non sono più recuperabili come materia, e questo è, diciamo, la nostra visione, e questo vale per tutte ovviamente le filiere dei rifiuti, quindi per tutte le filiere dei rifiuti prodotti dall'attività sostanzialmente umana non industriale. Quindi è molto importante fare buona raccolta. Sì, perché chiaramente questo è il primo step, perché la raccolta differenziata, cioè quindi l'azione che ognuno di noi facciamo nel momento in cui diciamo separiamo e conferiamo i rifiuti, deve essere fatta in maniera idonea, perché ovviamente ne va della qualità poi della differenziazione. È chiaro che se io ho delle postazioni di conferimento, diciamo, di tutto ciò che è organico, quindi mi riferisco sostanzialmente a tutto ciò che è organico, frutta, verdura, scarti dell'alimentazione, non posso ovviamente mischiare questa matrice con bottigliette di plastica o contenitori di plastica, perché chiaramente poi la qualità ne verrebbe chiaramente meno, e quindi avrei un processo poi complesso che all'interno del nostro impianto siamo in grado di fare, che sarebbe, come dire, non così effettivamente efficace e in grado di produrre poi risorsa energetica e non solo. Benissimo, grazie mille Marco, ci torniamo più tardi, perché adesso andiamo a parlare di volontariato con CESVOT. E mi trovo in compagnia di Silvia Bini, presidente della delegazione CESVOT Pistoia. Grazie per essere con noi. Grazie a voi e buonasera. Quindi cercate aiuto, perché in due associazioni su tre servono rinforzi, no? Sì, servono rinforzi nonostante il grande lavoro fatto. Noi veniamo, come tutti, insomma, da un momento, da una fase di pandemia, quindi il volontariato, come tutta la società, è rimasto un po' stritolato, no? Da questa condizione straordinaria e imprevista, e ha stretto e stressato fortemente tutto il sistema del volontariato, che ha reagito in maniera anche creativa, ha reagito in maniera vitale, è riuscito. Le associazioni spesso si sono
anche reinventati, offrendo nuovi servizi, creando un supporto fondamentale ed essenziale. Senza il volontariato probabilmente avremmo vissuto dei momenti molto più duri, molto più difficili. Il volontariato ha in qualche modo provato a tenere insieme il tessuto connettivo della società. Tante delle nostre associazioni si sono un po' reinventate cercando di essere anche vicine a situazioni complesse, non solo nel momento in cui c'erano i primi vaccini, hanno dato una mano e sostegno alle persone che non avevano la possibilità magari di avere un device o un PC per la vaccinazione, hanno telefonato. Insomma, le nostre associazioni si sono veramente date molto da fare, si sono reinventate e in modo molto creativo, devo dire, è una parte della società molto vitale. Questo però ha comportato uno stress importante che in qualche modo ha affaticato il sistema, e quindi in qualche modo cerchiamo aiuto perché abbiamo bisogno di nuove forze, nuove energie, volontari e anche forse un tessuto che in qualche modo ci riconosca anche in un momento post pandemico e fuori dalla pandemia. Anche perché bisogna dirlo, senza volontariato non c'è ripresa che tenga. Assolutamente. Non bisogna essere maggiorenni, no? Per fare volontariato. No, assolutamente no, si può essere anche minorenni. Anzi, sono secondo me esperienze fondamentali perché si impara veramente a relazionarsi. Il volontariato è un mondo, è una grande palestra di democrazia. Dentro ci sono comunque tante persone che vengono spesso anche da ambienti diversi, da età diverse, da storie diverse, che imparano in qualche modo a convivere su un obiettivo comune, che è un obiettivo spesso di altruismo, di solidarietà, di grande solidarietà. Ecco, quindi diamo anche qualche numero, perché su 2.280 persone volontari, il 53% ad esempio sono maschi, il 46% donne, e ci sono tantissimi volontari con età pari o superiore ai 65 anni. Questo significa che è un segno di adultizzazione sempre più marcata del settore, che richiede cosa? Un cambio di marcia. Assolutamente, è un po' lo specchio della società. La società nostra sta comunque diventando sempre più adulta. È vero anche che il tessuto sociale è cambiato, il lavoro è cambiato, è molto più complesso adesso, quindi insomma le generazioni anche più giovani fanno fatica anche a ritagliare quello spazio che è uno spazio fondamentale e importante. E anche qui c'è, dalla ricerca che tu citavi, c'è una differenziazione. Per esempio, nel nostro mondo del terzo settore, per esempio le ODV, che sono l'associazione di volontariato, sì, piuttosto che l'associazione di promozione sociale, che hanno un po' caratteristiche diverse, anche se sono tutti volontari. Per esempio le associazioni, le ODV, che si rivolgono molto più alla promozione sociale, alla cultura, riescono a intercettare un po' meglio un volontariato un po' più giovane. Le associazioni di volontariato hanno un po' questa caratteristica, e devo dire che da una parte è assolutamente fondamentale e importante anche provare a fare un cambio di marcia, perché è essenziale e vitale. Dall'altro è anche una ricchezza importante, perché insomma, certo, sono una fascia di persone che in qualche modo è uscito in quel momento dal mondo del lavoro, e quindi porta con sé tutto un bagaglio di esperienze e di conoscenze che è importantissimo. Sarebbe perfetto l'incremento dei giovani, no? In modo che ci possa essere anche un bel passaggio di competenze, no? Di arricchimento. Dopo quindi ci torniamo e spieghiamo un po' come riuscire, no? Almeno ci proviamo per questo proviamo. Incremento. Grazie mille Silvia. Grazie, perché adesso tutto sul mondo delle app con il nostro Davide Rogai. Ciao Carlotta, grazie della linea e un saluto dallo studio virtuale del Murat Idea Park, il luogo di Firenze dove le buone idee vengono accompagnate verso il successo. Oggi siamo in compagnia di Luca Fiumara, Federico Provaggi e Piero Giannotti, fondatori di Etiqua. Ciao ragazzi!
Ciao Stefano. Buongiorno. Ciao, ciao. Ciao, allora iniziamo da Luca, iniziamo perché siete tanti, siete tutti collegati da Torino e quindi fa sempre piacere da questo inizio anno avere collegamenti lontani da Firenze. Luca, ci dici in pochissime parole che cosa fa Etiqua? Ora, Etiqua è uno strumento che permette la collaborazione tra le piccole e medie imprese e il terzo settore locale, o meglio gli enti nel no profit che nelle diverse forme producono e creano progetti per il sostegno dei territori e delle comunità locali. È basato sulla filantropia d'impresa, quindi stimola l'atto filantropico, la donazione liberale dalle piccole e medie imprese che interagiscono in territorio con gli enti del terzo settore della stessa comunità, del territorio di riferimento. Quindi questa idea, scusami, come vi è venuta in mente? Da dove nasce? Nasce come tante idee davanti a un caffè. Noi tutti e tre veniamo dal mondo della piccola e media impresa, tutti e tre in contesti diversi collaboriamo con il terzo settore e ne viviamo un pochettino le dinamiche, le difficoltà creare progetti di sostegno, recuperare risorse per poterli ovviamente implementare, per riuscire anche a farsi conoscere dalla comunità di riferimento. E quindi trovandoci davanti a un caffè ci siamo chiesti ma come fosse possibile che le imprese, le piccole e medie imprese che interagivano negli stessi spazi, negli stessi territori, non facevano nulla, non potevano fare nulla, non avevano strumenti per poter supportare questi enti, queste associazioni. In realtà ci siamo resi conto, confrontando le esperienze comuni e con le prime ricerche, che la realtà non era quella. Le piccole e medie imprese, spesso dipinte come disinteressate dai temi sociali, un po' aliene da quelli che sono i temi sociali, in realtà già fanno molto, già contribuiscono al benessere della comunità, ma lo fanno in modo non strutturato, non organizzato e senza soprattutto ottenere nessun ritorno in valore anche di reputazione. E quindi abbiamo incominciato a immaginare degli strumenti che potessero offrire alle imprese un ritorno di valore per le loro attività filantropiche, in termini sia di reputazione che di aumento delle vendite dei prodotti e dei servizi. Benissimo, io ho una domanda ovviamente per Piero e la domanda è sicuramente tutto il tema del terzo settore e dell'attività anche filantropica aveva già le sue difficoltà in tempi normali, abbiamo attraversato una pandemia quindi una grande anche contrazione si potrebbe dire di tutto quello che era qualcosa in più, no? Qualcosa che avanzava dalle casse di qualcuno anzi, quindi mi potete dire ecco com'è che Etiqua nasce prima, ma come si trasforma durante e dopo la pandemia soprattutto? Speriamo dopo, sì. Nel senso è finita. Quello che noi abbiamo notato e per noi è stata assolutamente una conferma del valore di Etiqua e di come la società in questo periodo di pandemia si sia trovata in crisi da un punto di vista sociale come collettività e in questo si è capito, si è percepito il valore dell'associazione, ma per un duplice motivo. Uno, perché l'associazione ha un tessuto forte con la società e con i propri affiliati e ha cercato in questo periodo di pandemia di essere vicina ai cittadini, soprattutto ai cittadini quelli più bisognosi che avevano delle difficoltà maggiori rispetto ad altri. Al tempo stesso però si è vista sempre più anche l'assenza delle associazioni, perché nei periodi di lockdown la maggior parte, tutte praticamente le associazioni, sia sportive che ricreative, ludiche e culturali, sono state chiuse con indubbie difficoltà da un punto di vista economico per la loro stessa sopravvivenza. E in questo si è notato come alcune piccole e medie imprese abbiano provato con dei contributi a star vicino alle associazioni per far sì che queste non andassero a morire e potessero continuare a dare un supporto alla comunità di appartenenza. Chiaro Piero, una domanda invece per Federico, come pensi che sia uno strumento diverso da eventuale gli altri strumenti ovviamente di crowdfunding che ci sono, di fundraising che ci sono in giro, diciamo anche sul mercato online soprattutto? Allora sì, è vero, ci sono molte piattaforme e molti strumenti che sul mercato online per fundraising, ma come diceva prima Luca, Etiqua comunque si differenzia perché incentiva la CSR. Nel senso, quello che già esiste sono ogni impresa o i privati cittadini hanno possibilità di fare donazioni liberali, però non hanno un vero e proprio ritorno
e soprattutto per quanto riguarda le imprese è un ritorno d'immagine. Le grandi imprese possono spendere migliaia di euro per fare eventi e comunicarlo a tutto il mondo, ma le piccole imprese possono solo fare affidamento su quei canali social, cioè si perde in un mare di informazioni come può essere una piattaforma come Facebook, Instagram. E noi vogliamo dare uno spazio, veicolare questa comunicazione, queste imprese in uno spazio definito e comunque riconosciuto dalla comunità intera. E siamo alla fine, mi dite veramente nel 2022 quali sono i vostri obiettivi concreti, diciamo, di qui a breve, visto che siamo iniziando? Allora, sicuramente la prima cosa da fare è comunque fare un MVP per partire con la fase test. Quindi sarà perché il sistema sarà sviluppato sia su una piattaforma mobile e una piattaforma web che un'applicazione mobile. Quindi una volta che avremo l'MVP partiremo con la fase test e l'idea è quella di entrare sul mercato nell'inizio del prossimo anno. Perfetto. Io allora sarei la linea a Carlotta, saluto lo studio e ringrazio e faccio un grande in bocca al lupo a Etiqua. Ciao! Grazie a voi. Ciao. Grazie mille Davide, ti aspettiamo presto in studio, ma adesso andiamo avanti con la cucina, perché oggi è nostra compagnia, finalmente ci sei mancato, il nostro chef Paolo. Ciao a tutti, grazie Carlotta. Come stai? Oggi sono carico. Lo vedo. Hai già preso il caffè? No, lo prendiamo dopo insieme. Pigli anche il caffè per forza, quello è mancabile. Comunque sì. Cosa ci cucini di buono? Oggi l'ho chiamato così, antipasto 4x4, come la panda. Perché è un piatto che sarà composto, a parte le battute, da quattro ingredienti totalmente diversi. Okay. Quattro cotture totalmente diverse, quattro temperature e quattro consistenze. Con te è sempre un gioco, quindi, ci divertiamo, a giocare con la ci fantasia. Stupisci. Non vedo l'ora di essere da te, ore 19, ovviamente spazio alla cucina. E adesso andiamo avanti con Tempo Prezioso. Ta-da! Claudio, eccoci quindi qua. Stiamo elencando tutti quelli che sono. Sì, i vantaggi li abbiamo iniziato a parlarne poco fa, infatti. Si parlava del loro fisico, di sicurezza, del loro fisico. Il discorso sicurezza, perché come abbiamo detto è una cosa, cioè un investimento che non ha rischi di fallimento, in quanto l'oro appunto non è un titolo emesso da nessuno, ma è estratto, è un metallo prezioso e tale resta. Quindi questo è un grosso vantaggio. Suo. Per non parlare, ecco, è lo strumento, lo definirei ideale per chi non vuol sentire parlare di finanza, di azioni, di fondi di investimento, gestioni patrimoniali, eccetera. Chi non ha dimestichezza con questi strumenti finanziari, se acquista un po' di oro fisico, fa la cosa migliore per i suoi risparmi e per la sua tranquillità soprattutto, perché l'oro abbiamo visto fino a poco fa che si apprezza molto in maniera importante nel tempo. Quindi, nel lungo periodo, vero? Nel lungo periodo, esatto. Prima si inizia meglio è. Prima si inizia meglio, questo sempre. Ma mi permetto di dire anche un altro grosso aspetto che è importante rispetto ad altri, che è quello del deposito di valore. Il deposito di valore che cosa vuol dire? Significa, come dice la parola stessa, conservare il valore dei soldi che io investo nell'investimento, in questo caso nell'oro. Non c'è solo l'oro, ci sono tanti tipi di scelte che uno può fare, a cominciare da auto d'epoca, a cominciare da pietre preziose, orologi di un certo pregio, opere d'arte. Qual è il principale vantaggio? È che se io possiedo un'opera d'arte, possiedo una pietra preziosa, che esso sia diamante, smeraldo o quant'altro, non ho la certezza della somma che io andrò a realizzare, certo, quando dovrò rivendere il mio oro, perché l'oro ha una quotazione ufficiale in tutto il mondo identica, per cui ogni giorno dell'anno che io decido di vendere il mio oro per realizzare i soldi, e lo faccio immediatamente, ho immediata disponibilità del denaro, so per certo quanto andrò a riprendere indietro, cosa che negli altri casi, essendo una trattativa fra privati, non c'è nessuna regola, nessuna tutela. Invece ricordo a chi ci guarda da casa che l'oro, tutto quanto riguarda il mondo dell'oro fisico, è regolamentato dalla Banca d'Italia, che ha tutela e garanzia degli investitori e di coloro che investono e l'acquistano, perché non solo quotazione ufficiale ma altri aspetti importanti. E questo è, diciamo, quello del deposito di valore, della sua immediata liquidità, è un grosso vantaggio.
Un altro aspetto importante, ad esempio, è che è esente da cosa? Dal prelievo forzoso. Bravissima Carlotta. Allora, ci ricorderemo, gran parte di noi, che circa 30 anni fa l'allora governo in essere, presieduto dal ministro, dal governo Amato, appunto, da Giuliano Amato, fece dalla sera alla mattina un prelievo forzoso, cioè senza chiedere permessi e scusa a nessuno, prelevò una percentuale dei risparmi in conti correnti e in depositi in sua insindacabile motivazione, perché ce lo richiedeva l'Europa, così è stato detto. Questo rischio purtroppo è molto attuale anche oggi, sotto forma di tasse patrimoniali o sotto forma di, appunto, di nuovi prelievi, ma non nella maniera del 6 per 1000 fatto 30 anni fa, in percentuali abbastanza più importanti, si parla di un 10-15%. Quindi perché? Perché oggi tutti gli stati sono in condizioni finanziarie disastrose, quindi chi ha dei risparmi farebbe la cosa migliore per lui e per i suoi soldi di pensare a acquistare un po' di oro fisico, perché farebbe la cosa migliore proprio per questi, evitare certe situazioni che possono appunto verificarsi, come se, come è già successo, ahimè, 30 anni circa fa. Inoltre c'è da dire anche che ha diversi impieghi, naturalmente l'oro, il suo valore non potrà mai scendere a zero per due motivi. Primo, perché le aziende minerarie che estraggono il materiale terroso, insomma, dove ci sono i giacimenti, hanno dei costi sotto i quali non lavorano, quindi se non c'è nessuno che lo estrae e lo raffina e crea oro, produce oro in qualche maniera, questo è importante capirlo, cioè l'oro ha dei costi minimi sotto i quali non potrà mai andare, ma soprattutto, come dicevi tu Carlotta, è un motivo di richiesta, perché come sappiamo il mercato è regolamentato dalla domanda e dall'offerta. Quando appunto l'offerta è limitata e la domanda è molto alta, il prezzo tende spesso, anzi sempre, a crescere, perché l'oro, ricordo, ha molteplici usi, a parte nel mondo della moda per la produzione di gioielli e gioielleria eccetera, ma soprattutto anche nella tecnologia, nei telefonini, sì, negli elettrodomestici, televisori, computer eccetera. Le schede elettroniche sono fatte con bagno d'oro, per cui ci sono in ogni strumento che noi acquistiamo e che noi usiamo quotidianamente, c'è dentro l'oro, per cui la sua richiesta è sempre in costante crescita. E ahimè, questo non ci fa piacere. E noi, Claudio, ci fa piacere perché, io ti interrompo, perché sennò te vai avanti, ci stiamo fino a domattina. Ne riparliamo dopo. A dopo, Claudio. A dopo, grazie. Perché adesso torniamo a parlare del progetto Memoria. Ta-da! Quindi, progetto Memoria per non dimenticare. Sì. Per non dimenticare. Quest'anno diciamo che è il terzo anno di pandemia, quindi tutti i soggetti della scuola si sono dovuti riorganizzare e anche noi ci siamo riorganizzati per mantenere sempre più vivo e forte il presidio per quanto riguarda i contenuti educativi. Entrando nel merito del progetto con il comune di Cabriglia, con il museo, quest'anno abbiamo, la nostra idea è quella di far uscire i ragazzi dalla scuola e portarli nei luoghi dove sono accaduti degli eventi, dove c'è anche un semplice cippo lì che ricorda qualcosa, e raccontare, aprire un dialogo e magari legarlo anche a dei fatti che stanno accadendo, e non trovare delle soluzioni, ma rendere consapevoli anche con le semplici parole, prima, come ha detto la direttrice, da non usare, da dover cancellare dal nostro vocabolario. Questo è un po' il nostro obiettivo. Come li coinvolgete con il museo? Allora, innanzitutto il museo si trova all'interno di quello che è stato uno dei luoghi in cui sono avvenuti questi drammatici eventi. Proprio poco distante dall'ingresso del museo c'è un sacrario che ricorda 74 vittime. Il paese stesso, quello che diciamo è rimasto in piedi dopo tutta una lunga escavazione mineraria che lo ha circondato, era stato il luogo che
era stato bruciato, ci sono fotografie, ci sono documenti che ci fanno vedere quello che era stato il passato e che ancora oggi può essere vissuto e risignificato, ma il coinvolgimento del museo nei confronti delle attività educative ad ampio raggio rientra in una visione più ampia. Prima sentivo parlare appunto di ambiente, sostenibilità ambientale, ci sono anche temi come la pace nell'Agenda 2030. Un museo che conserva un patrimonio che ti racconta la storia industriale, mineraria di un territorio, quindi può essere coinvolto su un aspetto appunto anche di ambiente e paesaggio, ma al tempo stesso ti conserva una memoria importante di fatti di guerra, di qualcosa che per molti giovani è lontano, ecco che diventa uno strumento importante per comprendere il nostro essere oggi, quindi è un patrimonio che vive, non è qualcosa che sta chiuso in un archivio che solo lo studioso può ricercare, è qualcosa che invece va interrogato, bisogna ed è fondamentale, e questo è un po' il compito di tutti i musei, bisogna entrare in questi luoghi per interrogare quello che loro conservano, perché solo così possiamo capire oggi da dove veniamo. Certo, torniamo anche sull'iniziativa della comunicazione non violenta, dato che prima ti ho interrotta. Sì. È un progetto che abbiamo fatto quest'anno, come dicevo, con 60 ragazzi, ringrazio innanzitutto la scuola perché noi non facciamo sempre un lavoro di coprogettazione, come è stato appunto anche il caso del progetto Memoria, quindi non è soltanto il museo che diciamo crea o sviluppa un'idea, di solito cerchiamo la coprogettazione con educatori, con insegnanti, con la scuola, con soggetti, con associazioni, nel caso della comunicazione non violenta, perché dopo tutta una situazione che ha visto anche i ragazzi impegnati molto nell'utilizzo delle nuove tecnologie, ci sembrava fondamentale lavorare sul tema del linguaggio. Perché di fronte a qualsiasi fatto drammatico di guerra, a monte c'è un aspetto linguistico che crea divisione. Sempre. E quindi lavorando su questo tipo di linguaggio forse era anche più facile far comprendere quello che poteva essere anche il passato. Come si sono comportati i ragazzi? I ragazzi hanno fatto, nel progetto loro hanno realizzato delle nuvole di parole, quindi loro hanno creato queste piccole... delle nuvole di parole? Sì, sì, piccole icone che ovviamente hanno tutti i colori molto tenui, soft, se sono parole ponte, o sono cuori, o sono delle foglie, o sono appunto delle colombe di pace, mentre hanno colori scuri, o sono faccette un po' arrabbiate, o sono veri e propri quadrati pieni di colori e parole violente, se sono parole muro, quindi ognuno doveva creare un'icona parola ponte, un'icona parola muro, che poi vengono messi in dialogo, e poi noi lo stiamo utilizzando come... Lo stiamo proponendo pronto sui nostri canali social, proprio come davvero progetto. Una bella iniziativa. Sì. Dopo ci svelate quelli che sono i progetti futuri invece. Grazie Paola e grazie Silvano. Ecco. Ma adesso, prima di andare in pubblicità, Paolo, io non oso immaginare come sarai dopo il caffè. Oggi sarà una puntata esplosiva. Una terza parte scoppiettante. Esplosiva. Lo prepari anche per me così mi carico per questa seconda parte di Andato. Tadà. Grazie, prendetelo anche voi, ma restate sintonizzati perché ovviamente torniamo subito. E dopo un buonissimo caffè eccoci qua per questa seconda parte e torniamo a parlare di Federconsumatori. Ecco Luca, quindi stiamo parlando dell'aumento di energia, ma quindi quanto spenderanno in più le famiglie nel 2022? Ma Carlotta, noi abbiamo fatto una previsione che si basa ovviamente sugli ultimi dati, in particolare dell'energia che abbiamo a disposizione. Questo perché l'autorità di regolazione pubblica i dati a trimestre e rispetto alle ultime percentuali che vi davo in precedenza, noi abbiamo stimato che su base annua, quindi nel 2022, le famiglie potrebbero spendere circa 1228 euro in più rispetto all'anno precedente. Questo ovviamente non possiamo escludere
che ci possano essere nei prossimi mesi e nelle prossime rilevazioni degli ulteriori aumenti. Ovviamente nei 1228 euro noi abbiamo in pole position come costo quello dell'energia che si scaricherà sulle bollette delle famiglie di energia elettrica e gas, seguito dall'aumento dei beni alimentari, successivamente i trasporti, quindi sia per quanto riguarda il trasporto pubblico sia per quanto riguarda quello privato. Tra l'altro, soprattutto sui beni alimentari, su alcune materie prime ci sono stati rincari e ci sono particolarmente importanti. Pensiamo alla farina che ha solcato la soglia del 70% e quindi anche altri beni. Banalmente anche il piacere della colazione al bar la mattina e quindi del caffè ha subito dei lievi aumenti, questo dovuto proprio al fatto dei rincari di energia che hanno determinato anche per quanto riguarda le materie prime un aumento esponenziale del loro costo che si scarica sui prodotti. Tra l'altro, come dicevate prima in studio, l'inflazione continua la sua sì, crescita, e quindi aumentano. È costante. Esatto, aumentano i prezzi dei beni, di conseguenza i salari delle famiglie sono sostanzialmente invariati, o meglio, probabilmente peggiorati proprio nel contesto pandemico, quindi questo genera un effetto moltiplicatore di fatto e continua a persistere il grado di difficoltà delle famiglie a sostenere queste spese. Tra l'altro, tra la classifica dei beni che hanno subito un aumento dovuto al costo di energia, abbiamo rilevato anche, seppur sensibilmente, un aumento dei cosiddetti costi sanitari, e cioè della maggior spesa che dovranno sopportare le famiglie come spesa sanitaria. Questo però è principalmente dovuto a un susseguirsi di tamponi che chiaramente il contesto ci impone di fare, seppur a costo calmierato, ma comporterà anche nel 2022 una maggior spesa a carico delle famiglie. Invece, per quanto riguarda la fine del mercato tutelato delle energie per le famiglie, quali consigli per i consumatori ti senti di dare? Ma questo, Carlotta, è un tema a nostro avviso come associazione di consumatori fondamentale, perché ogni anno, quando scavalchiamo l'anno precedente per l'anno successivo, ritorna sempre la solita storia della fine del mercato tutelato e quindi della fatidica data entro il quale le utenze domestiche dovranno passare dal cosiddetto mercato di maggior tutela al mercato al libero mercato. Questo ha degli effetti sostanzialmente. Intanto degli effetti economici, in quanto di fatto abbiamo stimato che il mercato tutelato è, seppur sensibilmente, più conveniente rispetto al mercato libero, ma genera un problema relativo anche all'esplosione di quelle telefonate che arrivano a casa, che ci inducono in qualche modo a cambiare il contratto. Molti cittadini, molti consumatori ci chiamano, fanno accesso ai nostri sportelli chiedendoci appunto quale offerta può essere maggiormente conveniente. Noi su questo dobbiamo esprimere dei dati oggettivi e quindi informiamo tutti, e colgo l'occasione di questa serata per dare questa notizia, cioè da tempo che l'autorità di regolazione ARERA sul proprio sito ha istituito un comparatore di prezzi per quanto riguarda l'energia elettrica e il gas, quindi tutti i cittadini possono, attraverso l'inserimento di alcuni dati molto banali, fare una sorta di comparazione rispetto al costo dell'energia e quindi a quale fornitore può essere in quel dato momento particolarmente conveniente.
Bene, noi invitiamo i consumatori a visionare questo sistema, che ripeto è un sistema messo a disposizione dall'authority di riferimento, per cui assolutamente un sistema indipendente, però ecco, ci dà la misura rispetto a questo traguardo che è stato ulteriormente posticipato al 2024. Eravamo rimasti al 2023, in realtà c'è stata una piccola proroga sino al 2024, per cui l'informazione precisa che ci teniamo a dare è che ad oggi non abbiamo, nessuno di noi, inteso come utente domestico, alcun obbligo di passaggio al cosiddetto mercato libero, che ha aperto una serie di problematiche, Carlotta, che abbiamo segnalato all'autorità, come ad esempio quella di censire. Poi attraverso... del mercato libero ne parliamo nella terza parte, Luca. Certo, certo. Va bene, va bene. Grazie, così torni anche a darci grazie tutti i consigli. Quindi a dopo, perché adesso andiamo avanti con rifiuti e sviluppo sostenibile. Con Marco Sacchetti torniamo a parlare quindi dei rifiuti come risorsa e quali sono i progetti in essere. E come accennavo prima, noi abbiamo come Arezzo città dei progetti di medio termine e dei progetti di lungo termine che devono traguardare questo importante obiettivo della neutralità climatica, cioè di arrivare al 2030 a realizzare una città a impatto zero. Partendo da ovviamente i settori, gli ambiti di azione sono molteplici, non è solo quello dei rifiuti, ma sul tema dei rifiuti, che come dire, è un tema che interessa un po' a tutti noi, perché tutti noi siamo produttori anche inconsapevoli, spesso e volentieri, cioè tutti i giorni, quotidianamente, di rifiuti, abbiamo un rapporto un po' ancestrale con i rifiuti. La tematica dei rifiuti è complessa anche perché tutto il quadro normativo che ci sta sopra, le leggi, i regolamenti, lo viviamo tutti i giorni. Però noi come Arezzo abbiamo deciso di avere un approccio molto pragmatico, cioè molto, come dire, alla sostanza sia in termini di raggiungimento di obiettivi ambientali, ma anche ovviamente in termini di cercare di ridurre, di minimizzare il carico fiscale sulle famiglie e sui cittadini. E quindi, cioè, come dicevo, come accennavo prima, quando i rifiuti non sono recuperabili come materia, perché non tutti i rifiuti sono recuperabili come materia, perché anche una raccolta differenziata fatta ottima, separando il più possibile, chiaramente produce degli scarti, non è pensabile che tutto sia recuperabile. E quindi anche gli scarti poi vanno trattati. Quindi, allora, prima di poterli, l'ultimo, nella gerarchia della gestione di rifiuti, l'ultimo come dire, scalino possibile è quello della discarica. Quindi prima di arrivare al conferimento in discarica bisogna comunque cercare delle altre strade. E la strada nostra è quella di avere un impianto che è in grado di trattare più matrici. In particolare la matrice, diciamo, dei rifiuti più importante in termini di peso e anche di gestione, ma lo vediamo noi tutti i giorni in casa, perché il problema di gestire i rifiuti in casa sono soprattutto i rifiuti organici, perché i rifiuti organici emanano cattivo odore, producono percolato e quindi vanno ovviamente allontanati. Allora noi stiamo realizzando un impianto che si chiama anche Verde 70, perché il 70 ne abbiamo parlato la scorsa settimana, è in grado di trattare 70.000 tonnellate di rifiuti organici provenienti dal nostro territorio, quindi da tutta la provincia d'Arezzo e non solo. Da questa matrice noi cosa traiamo? Traiamo sostanzialmente due componenti alla fine. Dopo questo processo di trattamento otteniamo del compost, cioè sostanzialmente del fertilizzante che può essere utilizzato in agricoltura o nel giardinaggio, ma otteniamo del carburante che si chiama tecnicamente biometano, cioè che è un metano, quindi come formula chimica è CH4, però è prodotto da una sostanza organica e di fatto rinnovabile. E la nostra visione a medio termine è quella sostanzialmente di utilizzare questo biometano opportunamente stoccato per alimentare i nostri scuolabus. Cioè, qual è il concetto che vogliamo veicolare? È che da un rifiuto, da un qualcosa che si pensa che non abbia nessun valore e si getta via, perché cos'è le cose che si gettano? Le cose non hanno valore. Quindi si può trarre del carburante che alimenterà, per esempio, i parco mezzi pubblici, gli scuolabus. Cioè, quindi lo slogan qual è? Il claim. Questo scuolabus va con le nostre bucce di banana o bucce di patata o bucce d'arancia. È vero, no? È vero.
che ha un effetto ovviamente, diciamo, della gestione dei rifiuti e quindi della risorsa, rifiuti come risorsa, ma anche ha una valenza ambientale, di sostenibilità, perché il rifiuto organico, se non viene trattato in appositi impianti, produce ovviamente dei gas serra. Gas serra, se un mezzo va alimentato a metano classico, che viene da fonti fossili, quindi viene dall'Arabia, viene da noi, viene dalla Tunisia o dalla Russia o dall'Asia, è comunque inquinante, perché viene comunque prodotto da combustibili fossili. Il biometano no, viene prodotto dalla biodigestione, digestione dei rifiuti organici. Questa è la nostra visione di medio termine. Poi c'è la visione più futuribile, ma non tanto, che è quella dell'idrogeno. Sì. L'idrogeno è il futuro, cioè se vogliamo vivere, avere nel futuro, lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti un pianeta entro sostenibile. Quanto? Ma entro quanto? La tecnologia c'è già. È un problema di costi sostanzialmente, è un problema anche di come si indirizzano certe politiche. Però l'obiettivo che la comunità europea ci dà il 2050. Noi lo vogliamo anticipare al 2030. 30. Al 2030, e quindi il vettore energetico, il combustibile del futuro è l'idrogeno, non c'è verso. L'idrogeno è un qualcosa che abbiamo, che è ovunque, in tutte le materie organiche, è nell'aria, è nell'acqua soprattutto. E quindi attraverso un processo che oggi è un processo industriale si può trarre idrogeno dall'acqua. Questo idrogeno sarà il futuro elemento combustibile che consentirà alle auto e a tutti i mezzi di muoversi, consentirà di riscaldarci. Quindi questa è la visione. E per produrre l'idrogeno ci vuole energia elettrica, e noi questa energia elettrica da dove la prendiamo? Non la prendiamo dalla rete o dal metano o dal petrolio, ma la prendiamo dalla combustione dei rifiuti attraverso il nostro impianto di termovalorizzazione, che è in grado di trattare quei rifiuti che non possono essere trattati altrimenti, quindi vengano termovalorizzati e si produce energia elettrica. L'energia elettrica viene utilizzata per produrre idrogeno. E questo chiaramente in un'ottica, in una visione di lungo termine, ci consentirà di vivere tutti in maniera, come dire, più in equilibrio con il mondo. E quindi speriamo sia così. Grazie Marco, e dopo quindi andremo a parlare anche di quanto sia importante l'educazione ambientale e alimentare. Grazie, a dopo. Adesso andremo a parlare di CESVOT. Ta-da! Silvia, quindi, ecco, il volontariato, stavamo dicendo, che chiede aiuto. Assolutamente, il volontariato chiede aiuto, e chiede aiuto alle istituzioni, chiede aiuto a tutto quello che è la pubblica amministrazione, perché in qualche modo abbiamo bisogno di ricostruire delle reti, abbiamo bisogno anche di utilizzare. La Toscana, come tu saprai, è stata la prima regione in Italia che ha recepito una legge, che è quella della coprogettazione e della coprogrammazione. Abbiamo la prima regione in Italia che ha varato questa legge a livello regionale. Questa per noi è una grande opportunità, perché si prova a ricostruire, a costruire dei momenti di coprogettazione, di visione comune insieme poi alle pubbliche amministrazioni. Il volontariato ha un punto di vista particolare e specifico sulla società e sulla cittadinanza, perché è inserito pienamente dentro il contesto sociale. È il collante che tiene un po' insieme il contesto sociale. E quindi, secondo me, è un'opportunità anche per le amministrazioni, è un'opportunità per tutti avere questo punto di vista così particolare e così anche generoso, perché poi, insomma, questo lo voglio ricordare, perché è, insomma, fondamentale, e io credo che al di là di tutto ci debba essere sempre una grande riconoscenza, certo, verso tutti i volontari, perché, insomma, perché togliere... Vi siete mossi molto bene durante il Covid. Mossi bene, e secondo me anche con grande in controtendenza, mi viene da dire. Il Covid è stato un periodo, un momento in cui in qualche modo tutti hanno... c'è stata un po' questa tendenza a richiudersi, a rinchiudersi un po', ognuno nel proprio gruscio, perché il mondo fuori era un po' pericoloso, perché c'era questo
no, nemico di tutti parlavano, che non si conosceva bene neanche, soprattutto all'inizio, come ci si poteva difendere. E in qualche modo i volontari, però, quelli che sono riusciti poi a uscire fuori, no? Hanno dato un apporto straordinario, che è un grande anche generosità, mettendo in qualche modo un'idea di un mondo che va poi al di là del benessere proprio, ma che in qualche modo ha senso se, come dire, incide anche sul prossimo, e questa la trovo una qualità straordinaria. Anche le associazioni che sono rimaste chiuse, perché alcuni di noi, Gioco Forza, non hanno potuto aprire, non hanno potuto fare niente, si sono un po' reinventate, e anche questa la trovo una bella caratteristica, no? Di creatività, di resilienza, è una parola che ora si usa molto, perché comunque attraverso poi tutte le web o comunque tutte le piattaforme sono riusciti comunque a mantenere legami con i soci e con gli altri. Lo stesso CESVOT ha incrementato tantissimo, è stato un compagno di viaggio per tanti volontari, perché le nostre poi fondamentali anche formazioni che facciamo per i volontari continuamente con docenti anche di grande livello sono state riconvertite anche velocemente, e non è banale, perché riconvertire un sistema in tempi rapidi e nelle condizioni in cui eravamo ci ha richiesto molta flessibilità e anche molto coraggio, insomma, e quindi tutte le formazioni velocemente sono state riconvertite in web, in piattaforma. Quindi come incentivarli e incrementarli questi giovani volontari? Chiediamo l'aiuto di tutti, però l'abbiamo detto, i volontari dai 60 ai 65 anni sono davvero tanti. Cosa chiediamo? Un cambio marcia, quindi richiediamo l'aiuto dei più giovani. Allora, l'aiuto dei più giovani, ci sono delle iniziative che CESVOT sta facendo, una un po' un'anteprima, però verrà presentata meglio, un bando proprio che ha come focus il protagonismo giovanile, perché questo è fondamentale secondo me. I giovani hanno, io stessa ho iniziato a fare volontariato che avevo 14 anni, primo, 14 anni? Sì, ero giovanissima, mi hanno contattato, facevo volontariato in un doposcuola del comune, aiutando i ragazzini delle medie, superiori. Ti è arricchita? Ma è stata un'esperienza bellissima. Vediamo non cosa solo fa il volontariato, no? Sì, è un'esperienza bellissima, perché in qualche modo ti fa uscire un po' da una dimensione che è una dimensione anche un po' solitaria, no? In cui la tua prima preoccupazione poi sei sempre te. E invece ti dà una dimensione che è una dimensione anche fuori, e quello che tu fai ti dà un protagonismo anche. A me è piaciuto molto, è stata un'esperienza molto importante, perché mi ha dato una dimensione anche di, come dire, avevo un ruolo, importanza. Stavo dando, sì, un protagonismo, stavo aiutando concretamente qualcuno, e quindi questo ti gratifica. Tanti ragazzi che io ho visto, tanti giovani anche del servizio civile, tanti ragazzi che nella mia associazione poi passano, anche nelle altre associazioni, attraverso il volontariato alcuni trovano anche la propria strada e la propria via. Accidenti. E questo può sembrare una cosa strana, però io l'ho visto succedere molte volte, perché si fa esperienza, si entra in contatto, si relaziona, si impara a relazionarci. Il mondo del volontariato è complesso, e imparare a relazionarsi non solo attraverso i telefoni, ma... Poi soprattutto oggi è importante. È fondamentale, fondamentale. Insieme facciamo la differenza e ne torniamo quindi a parlare dopo. Ci torniamo volentieri. Più tardi. Grazie Silvia. Grazie, perché adesso andiamo avanti con Tempo Prezioso. Claudio, siamo rimasti al consiglio sulla custodia, di custodia. La custodia, naturalmente, in qualità di bene prezioso, strumento di investimento veramente importante, bisogna custodirlo al sicuro. Al sicuro ci sono diversi sistemi. C'è chi possiede delle cassaforti o armadi corazzati, può tenerlo naturalmente all'interno di questi strumenti che sono altamente protettivi. Chi invece vuole evitare il rischio di praticamente di conservarlo in casa, ha due possibilità: o affitta una cassetta di sicurezza presso un istituto bancario, in banca praticamente, e lo tiene all'interno di questa, oppure forse la cosa più conveniente è quella di
aderire al deposito, perché l'azienda per la quale, con la quale io collaboro offre non solo un servizio di vendita a lingotti, ma anche di custodia in un deposito totalmente assicurato e sorvegliato 24 ore su 24, per cui se uno lo conserva lì all'interno di questo deposito ha la sicurezza e la certezza che il suo oro è al sicuro, senza accollarsi il rischio di tenerlo in casa e averlo naturalmente così alla mercé di qualsiasi intruso, di qualsiasi ladro potesse entrare, sebbene uno si può proteggere anche attraverso delle valide assicurazioni, perché certo, esistono anche delle polizze che coprono questo tipo di rischio, che io stesso poi tratto in qualità di agente assicurativo. E poi diciamo che non è sicuro tenerlo in giardino sottoterra. Beh, quantomeno si può anche tenerlo, ma bisogna proteggerlo, perché come dicevo prima, l'oro è altamente un metallo con alta conducibilità. Quindi il problema è che attrae fulmini. Lo dovesse colpire un fulmine. Se ciao, un fulmine grazie. Lo dovesse colpire, lo distruggerebbe in mille pezzi e sarebbe veramente un dramma vedere, diciamo, questo evento. Comunque, insomma, ripeto, ci sono modi molto più sicuri e tranquilli. Allora, Claudio, se qualcuno volesse acquistare oro, come può fare? Quindi carta e penna, aprite bene le orecchie. Certo, si possono mettere in contatto con me, io naturalmente sono presente su tutti i social, a cominciare da LinkedIn come Claudio Dolfi, Facebook, Instagram, il mio nick è Claudio Dolfi Oro, oppure via mail claudiodolfi1963@gmail.com. Possono... Sei ovunque, Claudio. No, sicuramente, insomma, possono contattare noi. Possono contattare voi e gli potete dare i miei recapiti telefonici e qualsiasi altro tipo di contatto è gradito. Quindi la cosa migliore da fare è davvero iniziare a pensare, non tanto... Iniziare subito, no? Iniziare, perché sì, i benefici quantomeno sono, li abbiamo nel cominciare gradualmente, perché come dicevo le volte precedenti... Da quello più piccolino. No, esatto, dei piccoli versamenti da 5-10 grammi che uno può fare nel tempo... Oppure se uno fa un versamento più importante può passare a dei tagli superiori che sono il 100, i 250 grammi, che vedete bene le dimensioni, queste sono le dimensioni reali del lingotto. Significa che un lingotto da 1000 grammi, cioè da un chilogrammo, è più piccolo di un telefono cellulare, perché se voi fate un raffronto, questo è il mio telefonino paragonato ad un lingotto, vedete bene che è più piccolo il lingotto rispetto a un cellulare. E parlando di un chilo d'oro si parla di oltre 50.000 euro, per cui può essere facilmente conservato. L'oro prende poco spazio perché è un metallo molto pesante. Stai attento che poi te li rubano, eh. La scorsa puntata ce l'hanno nascosti, abbiamo rischiato, detto non li porto più. No, ma sicuramente sono... L'importante è iniziare. Iniziare, prima si inizia, meglio è, sì, anche perché lo diciamo, prima o poi l'oro, che succede? Esaurisce, no? No, esaurirà, nel tempo, esatto, di 15 brava, anni, Carlotta. 20? Nel tempo di una quindicina, 16 anni hanno fatto delle stime che tutti i giacimenti minerari sulla Terra andranno verso l'esaurimento. Quando non sarà più conveniente estrarlo perché scarseggerà o sarà addirittura terminato, ecco, chi ha pensato per tempo ad avere la sua piccola riserva di oro, probabilmente, anzi sicuramente avrà delle buonissime sorprese, perché il suo valore schizzerà delle cifre inimmaginabili oggi. La quotazione oggi di 52 euro si studierà sui libri di storia, cioè nel senso non ci starà tanto, tenderà sempre a crescere e sempre di più. E più che altro è un fatto di sicurezza, come dicevo prima, perché davvero tutti i risparmiatori, a cominciare dai pensionati, ai lavoratori, alle persone che hanno dei capitali, eccetera, devono pensare in oro, all'oro fisico, perché rappresenta l'unica vera ancora di salvezza. Cioè, per i rischi di cui ho parlato prima, è bene che tutti quanti queste persone accarezzino l'idea e comincino, come dicevi tu, chi prima comincia meglio è, insomma. Poi ci ricordiamo anche tutti gli esempi che ci hai portato in queste settimane. Certo, no? sì, persone che hanno investito no? in lingotti da piccolo, medio taglio, hanno avuto delle grosse soddisfazioni. Già dopo 3-4 anni hanno avuto un incremento del loro investimento notevole, sebbene l'oro sia da vedersi nel medio-lungo termine, ma nulla vieta e niente impedisce di acquistarlo e rivenderlo quando lo si vuole, perché non ci sono trucchi o piccoli, diciamo...
segreti nascosti o sorprese sgradite. Loro uno lo acquista, lo tiene da parte, lo conserva, al momento che vuole monetizzarlo, semmai lo vorrà fare, lo rivende e realizza subito i suoi soldi. Questa è la cosa più schietta e più sicura di tutto il resto. Benissimo Claudio. Grazie. Alla prossima volta, ci vediamo a febbraio. Ci vediamo a febbraio, grazie a tutti. Grazie Claudio, adesso andiamo avanti con il progetto Memoria. Quindi torniamo a spiegare che cos'è questo progetto Memoria, quindi questo percorso per gli studenti, anche per tutte quelle persone magari che si stanno sintonizzando adesso. Beh, abbiamo spiegato qual è il progetto Memoria nei minimi particolari. Sì. Io vorrei far presente invece anche altri progetti che ha Unicop, vale a dire altri percorsi formativi nelle scuole che ha Unicop. Certo. All'interno della cultura, dove c'è il progetto Memoria, c'è un progetto che prenderà vita a breve in collaborazione con la sezione soci di Figline, Montevarchi e San Giovanni, che si chiama Casa Teatro, che sarà un progetto dove educare le persone a tornare a teatro. È già un progetto nel territorio in Toscana, dove viene portato avanti in tantissime sezioni soci, e noi ci teniamo molto a portarlo avanti, questo qui, coinvolgendo anche i ragazzi delle scuole. Poi c'è il progetto ambiente, dove ci sono dei percorsi sulle risorse, sulla sostenibilità, sulla biodiversità. Poi abbiamo la solidarietà, dove si parla di inclusione, di diversità, di legalità, perché insomma c'è bisogno di parlare di queste cose. E poi c'è il benessere, dove c'è l'etichetta, certo, l'etichetta dei prodotti, capire come leggerla un'etichetta, la filiera ed i consumi. Queste sono un po' diciamo le linee guida di Unicop. Per parlare di progetti, di singoli progetti, bisognerebbe coinvolgere circa oltre le 70 sezioni soci della Toscana. Questo è un po'. E il progetto sulla memoria per noi è sempre vivo. Noi siamo attenti a quello che suggerisce il territorio, ascoltando i superstiti, oppure creando degli eventi teatrali. Cioè, abbiamo fatto tantissime cose proprio su questo. Un progetto a breve è quello che ormai portiamo avanti da tanti anni, la sezione soci di San Giovanni assieme a quella di Montevarchi è all'interno del comitato 8 marzo e 25 novembre, certo, che le parla della violenza sulle donne. Contro le donne. 8 marzo è la giornata delle donne. 8 marzo è la giornata novembre. Delle donne, stiamo organizzando già eventi, ma con questa pandemia non possiamo fare incontri diretti, e organizzeremo altre cose, ecco. Mentre con il museo, progetti futuri? Allora, innanzitutto c'è un progetto che sta portando avanti l'amministrazione, che è legato alla Casa della Memoria. È una struttura che è stata recuperata proprio nel vecchio paese di Castelnuovo, non lontano dal museo, e che appunto in futuro servirà proprio per approfondire ulteriormente queste tematiche, ma anche proprio questa relazione con il territorio e la propria eredità culturale. Ovviamente il museo ha diversi progetti in cantiere che sono legati a mostre, ad altre attività educative che abbiamo in corso con altre scuole. L'aspetto diciamo interessante e che in qualche modo è fondamentale per il museo è creare una relazione con il territorio, crearla appunto, come dicevo prima, con le associazioni, come nel caso appunto di Unicop, con le scuole, con associazioni di volontariato, ma ad ampio livello, quindi non
non necessariamente legate a quell'idea di patrimonio culturale che un po' siamo abituati, no? Quando parliamo di musei, di arte, pensiamo sempre un po' alle solite associazioni. No, in realtà l'intenzione del museo è proprio quella di strutturare percorsi trasversali, perché il patrimonio è qualcosa che va dal proverbio, dal vecchio racconto della tradizione orale, al cibo, alla guerra, alle miniere, al lavoro, all'archeologia industriale, al paesaggio che ci sta intorno. Quindi i progetti che il museo ha sviluppato e che continua a sviluppare si indirizzano proprio su questa strada, cioè un'apertura al territorio in cui il museo stesso si trova a vivere e quindi dove può costruire nuova memoria. Benissimo, quindi Paola e Silvano, grazie e in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. Poi magari tornerete qua a Tadà per raccontarci come stanno andando tutti questi progetti. Okay. D'accordo, grazie. Grazie mille. Adesso andiamo avanti invece con Federconsumatori. Tadà! Luca, quindi stiamo parlando dell'aumento di energia e ci stavi parlando del mercato libero. Sì, Carlotta, perché come dicevo poco fa, il cosiddetto passaggio al mercato libero slitta di anno in anno e pone, diciamo, delle questioni fondamentali per quanto ci riguarda e per quanto riguarda poi l'utente finale. Tra l'altro ci sono in Italia circa 600 società venditrici, fornitrici di energia, alcune delle quali, come dire, di dubbia solidità, tant'è che Federconsumatori ha chiesto proprio in occasione di queste fatidiche date che si ripetono e si rinnovano e si prorogano di anno in anno di assumere delle verifiche. Ad esempio, recentemente ha generato un problema una società che forniva energia e quindi, come dire, gli utenti che erano in gestione a questa società sono poi passati al cosiddetto mercato di ultima istanza. Questa società sostanzialmente era arrivata alla fase del concordato. Il mercato libero dell'energia, Carlotta, però pone delle conseguenze dirette nei confronti dei consumatori, e cioè si fa riferimento all'attività di marketing pubblicitario, e cioè queste circa 600 aziende che operano devono chiaramente fare in modo di acquisire clienti. Come si acquisiscono i clienti? Attraverso a volte quelle innumerevoli telefonate che riceviamo a qualsiasi ora del giorno e a volte anche della notte, che è un meccanismo particolarmente fastidioso e che, come dire, impatta anche sulla nostra sfera di privacy, sostanzialmente. Questo meccanismo del telemarketing, che è un meccanismo che attenzioniamo da molto tempo, se non altro per il fatto che periodicamente nostri associati o anche cittadini ci chiamano riferendoci che sono stati contattati telefonicamente oppure hanno ricevuto la visita a casa di consulenti che millantavano di essere dei referenti dell'associazione Federconsumatori. Ecco, questo mi è data l'occasione per chiarire che la nostra associazione, per vincolo legislativo e anche etico, non sponsorizza né fa attività di vendita commerciale. Ecco, il libero mercato sta aumentando, sta facendo crescere questi problemi che impattano fondamentalmente sulla vita quotidiana di ognuno di noi, che siamo costretti a ricevere queste telefonate a volte, ecco, molto fastidiose. Ma ci sono degli strumenti per tutelarci. Quali sono? Queste. Bene, ci sono degli strumenti che sono nati in realtà qualche anno fa, ma che hanno subito un aggiornamento importante. Uno degli strumenti che tutti noi abbiamo a disposizione è il cosiddetto registro delle opposizioni. Mm-hmm. Il registro delle opposizioni non è altro che un sistema
che ci consente di registrare la nostra utenza telefonica facendo decadere di fatto tutte le autorizzazioni al trattamento dei nostri dati per finalità di marketing. Questo strumento ha avuto in questi giorni un aggiornamento a nostro avviso importante, perché originariamente era possibile iscrivere solo la propria utenza telefonica fissa e a patto che il numero telefonico fosse anche inserito nei registri, nei pubblici elenchi. È evidente che quella misura non era sufficiente, in quanto possiamo anche dire che la maggior parte delle utenze telefoniche ormai non è più inserita nei cosiddetti elenchi telefonici, per cui c'è stato un aggiornamento normativo che ci consente da un lato di scrivere la nostra utenza telefonica fissa anche se non presente in un elenco telefonico, ma ci consente, e questo è fondamentale ora, iscrivere anche il nostro numero mobile. E infatti noi la maggior parte delle telefonate le riceviamo proprio sul numero di cellulare, quindi sì, ci è consentito di iscrivere il nostro numero, quindi evitare che ci possano arrivare queste telefonate fastidiose. Tra l'altro iscrivere la nostra utenza in questo registro è molto semplice, basta visionare il sito registropubblicodelleopposizioni.it e c'è tutta una procedura molto veloce che consente di utilizzarlo appunto come strumento per garantirci un po' più di privacy rispetto a queste innumerevoli telefonate. Luca, io ti ringrazio per essere stato con noi anche oggi e la prossima volta ovviamente ti aspettiamo in studio, in presenza. Io ringrazio voi, saluto tutti e sicuramente la prossima volta sarò lì con voi. Grazie. Benissimo, ancora. Grazie Luca. Adesso andiamo avanti con rifiuti e sviluppo sostenibile. Ta-da! Marco, quindi rifiuti come risorsa, quanto è importante l'educazione ambientale ma anche quella alimentare? Beh, è fondamentale nel senso che il paradigma dell'economia circolare si basa sul concetto delle 4R, no? Che hanno una gerarchia ovviamente dalla prima all'ultima. La prima è più importante dell'ultima e sono sostanzialmente riduci, riusa, ricicla, recupera. Okay. Noi abbiamo parlato finora dell'ultimo, di recupera, dell'ultimo elemento, perché comunque è un qualcosa che ha una sua valenza. Però bisogna partire dalla prima, cioè sostanzialmente ridurre. Cosa vuol dire ridurre? Vuol dire ridurre la produzione dei rifiuti. Noi mediamente, sono usciti i dati ora, abbiamo una produzione media pro capite vuol dire da nascituro all'ultracentenario, di circa 600 kg cada uno di produzione di rifiuti. Bisogna chiaramente ridurre questo numero. La riduzione di questo numero ovviamente comporta tutta una serie di benefici anche di natura non solo economica, come diceva prima il rappresentante di Fede dei Consumatori, perché se riesco a ridurre i rifiuti riesco anche a monte a comprare meno beni, ho una minore impronta ecologica, perché chiaramente meno diciamo uso e meno impatto ho nell'ambiente, e quindi noi bisogna perseguire in primis questo obiettivo, cioè quindi di ridurre la produzione di rifiuti. E questo bisogna appunto rivolgersi prevalentemente alle nuove generazioni, quindi attraverso il nostro brand che è Zero Spreco, il nome ovviamente Nomen, di AISA Impianti, noi stiamo facendo da anni attività capillari di educazione e formazione nei confronti ovviamente delle scuole elementari e medie, dei più giovani, cioè di tutti i giovani, in cui possono visitare gli viene spiegato come funziona il ciclo dei rifiuti e viene fatta educazione anche di natura alimentare con lo chef Shebby e tutta la, ovviamente anche lì il riuso del prodotto alimentare, cioè quindi tutto il concetto ovviamente del chilometro zero. Il concetto di chilometro zero anche nella filiera alimentare è importante, perché uno dei più grossi impatti diciamo ambientali è nella filiera alimentare, cioè in tutto ciò che noi consumiamo, perché comunque siamo soggetti che consumano, e quindi ovviamente non tutte le pietanze hanno lo stesso impatto, ma l'impatto maggiore è sempre dato alla carne.
cioè la carne ha un impatto importante in termini di impronta ecologica, no? Quindi noi bisogna educare i ragazzi più giovani a, ovviamente, alla filiera corta, al chilometro zero, cioè a tutto ciò che comunque alla fine sono comportamenti che vanno a ridurre l'impatto che ho sull'ambiente. E quindi bisogna partire dai giovani, dai ragazzi, dai più piccoli, e su questo ci stiamo investendo molto, perché con questo percorso educativo fatto proprio nell'impianto si rendano conto anche cosa vuol dire produrre rifiuti, cioè cosa comporta, non è che basta, cioè non è che la nostra azione finisce nel momento conferiscono il cassonetto e poi dopo il problema è risolto, perché la narrazione di oggi, e non voglio fare una polemica, però è che si pensa che i rifiuti spariscano, e purtroppo non spariscano, perché è un principio anche, come dire, chimico-fisico, che non spariscano, vanno gestiti. Quindi primo approccio è produrne il meno possibile, e quindi su questo noi ci puntiamo tanto. Poi chiaramente il produrre meno rifiuti ha dei riverberi anche ovviamente su tutto il mondo della produzione, cioè quindi sono anche, come dire, dinamiche macroeconomiche che non è che si possa regolare noi. L'utilizzo per esempio di tutti i prodotti usa e getta, spesso e volentieri a basso costo, che provengano dai paesi dell'Oriente, è un qualcosa sì che nel momento ne ho un beneficio, perché se io compro un oggetto made in Cina può costare un quinto del made in Italy, però questa è un'impronta ecologica importante, perché dura meno, perché comunque tutto il trasporto ha un impatto sull'ambiente incredibile, cioè quindi bisogna creare consapevolezza e almeno poi i ragazzi inizieranno a comportarsi, sì, perché bisogna partire da lì per avere una speranza futura. Marco, grazie per essere stato con noi e in bocca al lupo per tutto, e a presto. Grazie. E adesso finiamo parlando di CESVOT. Ta-da! Torniamo un'altra volta a parlare, quindi, come incentivare ed incrementare questi possibili nuovi volontari, dato che c'è bisogno di rinforzi. Allora, le azioni da fare sono molte, già in parte le stiamo facendo. CESVOT per esempio mette a disposizione alle varie associazioni la possibilità per esempio di un pacchetto per fare i propri siti, oppure uno spazio all'interno di una radio per parlare delle proprie delle attività delle proprie associazioni. Si cerca di sostanzialmente stimolare anche le associazioni affinché facciano rete e quindi creino progetti insieme. Il CESVOT in tutta la regione toscana ormai abitualmente da anni fa la festa del volontariato. Negli ultimi due edizioni è stato un po' ripensato e rimodulato perché c'era il Covid e abbiamo dato uno spazio, secondo me una scelta anche molto bella, no? Uno spazio a tutte le produzioni teatrali, musicali, perché era necessario ed era importante, perché loro per tanto tempo sono rimasti fermi e questo è stato un problema per tutti noi. Il volontariato funziona un po' come una collana, no? Se si rompe un pezzo, poi si rifà, i pippi cascano in terra, insomma. Poi questo è un periodo molto particolare e delicato per voi. Questo è un momento molto particolare per tutto il terzo settore, non solo per l'associazione di volontariato. Siamo arrivati un po' alla fine di una legge, che è una legge del 2017, che è la legge del terzo settore, che abbiamo atteso per tanti anni e che sta arrivando un po' alla conclusione e che ha rivoluzionato tutto il nostro mondo, che rivoluzionerà tutto il nostro mondo. CESVOT si prepara e tutte le associazioni si preparano a questo momento da anni, con formazione, perché una cosa secondo me che non si sottolinea abbastanza è che le associazioni di volontariato, di promozione sociale, hanno al loro interno delle persone estremamente qualificate e c'è sempre più voglia dentro il volontariato di specializzarsi, di qualificarsi, e quindi accorrono quando si fanno per esempio le formazioni sugli statuti, su cosa cambia, sulle nuove normative. Sta diventando tutto molto più complesso in effetti. C'è un po' di preoccupazione perché poi le associazioni grandi magari sostengono in maniera diversa i cambiamenti profondi, le associazioni piccole sono più in difficoltà e questo è un tema, è sicuramente una cosa a cui dobbiamo riflettere anche
comunque la politica deve riflettere, perché piccole associazioni, magari composte da poche persone, magari anche in Laccogliani, che fanno un lavoro anche straordinario, però non si può chiedere a loro di passare tutto il loro certo. tempo dietro alle carte, alla burocrazia, alla contabilità. Insomma, bisogna provare a trovare anche degli strumenti poi per facilitare e non soffocare questo mondo così bello e creativo, no? Che forse è giusto normare, però insomma non può essere soffocato, credo. Se adesso un giovane o comunque sia una persona all'ascolto volesse diventare volontario, cosa deve fare? Come può fare? Allora, può andare sul nostro sito può, c'è un pezzettino, c'è un... lo cerca, perché se è giovane è molto più bravo di me, lo cerca, e c'è anche un pezzo dove può in qualche modo autocandidarsi, cioè, oppure chiamare le nostre sedi operative, che sono un po' in tutta la Toscana, basta andare sul sito e in qualche modo candidarsi. CESVOT in qualche modo... Tutti possono essere assolutamente volontari, no? CESVOT matcha, perché viene richiesto quali sono, quale campo, no? Uno si vuole dedicare, okay. se è più quindi il... serve per quello. Sì, e in qualche modo viene indirizzato all'associazione di volontariato che si pensa possano rispondere alle aspettative del volontario. Questa cosa devo dire che è iniziata già da diverso tempo ed ha avuto una grande risposta. Questo è un segnale molto positivo. E poi prossimamente ci sarà un bando e magari poi tornerete a sì, parlarne. Sì, volentieri. Quindi grazie Silvia grazie per essere stata con noi. Grazie a veramente. Presto e in bocca al lupo per tutto. Grazie mille, grazie. Adesso ringrazio tutti gli ospiti di questa prima e seconda parte. Come sempre restate sintonizzati, perché dove vado? In cucina con il nostro Paolo a divertirmi. Quindi divertiamoci insieme restando sintonizzati. A dopo.